benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' speciale perché voglio giocare con voi al gioco di Hogwarts, che è praticamente appena uscito su cellulare e infatti si chiama Harry Potter Hogwarts Mystery. Quindi direi di iniziare subito. È da praticamente una vita che volevo farvi questo gameplay e come sapete sul canale comunque a volte porto i gameplay, per esempio c'è quello di The Sims, quindi andiamo direttamente e scegliamo il personaggio. Abbiamo ovviamente strega e mago, quindi andremo con strega. Qui possiamo creare appunto il nostro personaggio. Vado veloce perché in realtà è una cosa che avevo già fatto prima, perché sì, avevo già registrato, ma purtroppo è successa una cosa e quindi ho dovuto cancellare i dati. Insomma ragazzi, è stato veramente un casino, però questo era sicuramente il personaggio che avevo creato, ok? Questa qui, quindi completa avatar. Ciao, mi chiamo Rowan Canna e qua in realtà io credevo che fosse un maschio, ma in realtà è una femmina, è una donna, quindi vabbè. Anche tu ti stai preparando per la scuola di magistregoneria di Hogwarts? Hell yes! Sì, ma diagonale è disorientante, non so da dove cominciare, hai ragione. Posso aiutarti io? Ho letto storia di Hogwarts in vista del primo anno, quindi sono abbastanza esperta di Hogwarts. Questa ci capita sicuramente il corvo nero, oppure in Gryffindor, che lo sa. Ti consiglio di cominciare comprando i libri che ti servono a Ghirigoro, quindi let's go to Ghirigoro. Visualizza, ok, noi seguiamo tutto il tutorial, let's go, let's go. È ora di fare scorta di libri, tocca gli oggetti luminosi per completare le azioni e ottenere ricompense. Sì, perché questi lampi qua, insomma, che sono ricompense, non ho ben capito. Però vabbè, noi andiamo avanti lo stesso. Esamina scaffali, volta pagine, qua siamo a pia tutto il negozio, ok? Per arrivata qui in realtà. Grazie dell'aiuto, Rowan, sono riuscita a trovare tutti i libri. Bello, sono così emozionata per Hogwarts che mi sono dimenticata di chiederti come ti chiami. Come mi chiamo? Allora. Allora, ci mettiamo il mio nome, quindi Chantal. Almeno se non posso entrare a Hogwarts nella vita reale, lo facciamo attraverso un gioco. Che diamine. Ah, e qua avevo deciso di chiamare Dark perché mi dava fastidio mettere il mio cognome, mi scocciava, e quindi, ma mettiamoci Dark e confermiamo la cosa. Mi chiamo Chantal Dark. Molto piacere, Chantal. Altrettanto, non potrei essere più emozionata all'idea di entrare a Hogwarts, anche io. Vero? Continuo a fissare la mia lettera di accettazione da quando è arrivata. Mi fai vedere la tua? Almeno noi l'abbiamo qui, anche se digitale. Magnifico! Ho già preso quello che mi serve, ma mia mamma mi ha dato quanto basta per comprarmi qualcosa di speciale per la scuola. Voglio qualcosa che faccia sapere a tutti a Hogwarts che sono un'intellettuale seria, impegnata a fondo per diventare una caposcuola. Corvo nero, ve l'ho detto, cioè proprio per forza. Cosa credi che dovrei prendere, Chantal? Una sciarpa, un maglione serio, un bel cappello. La sciarpa te la danno in dotazione, quindi sti cavoli, bel cappello più o meno, diciamo un maglione serio, che secondo me, oh mio Dio, che cos'è, una mosca. Andiamo, che ne dici di un maglione di buona fattura? Ottima idea, e non voglio prendermi un raffreddore. Mentre compro dei vestiti tu dovresti prendere una bacchetta da Ollivander. Sì, sì, decisamente sì. Visualizza, vai, vai e prendiamo sta bacchetta da Ollivander. Mi fa piacere perché la videocamera si sta scaricando e anche il mio cellulare. È l'universo che mi è contro. Non riesco a credere di essere da Ollivander, nemmeno io. Ok, si era interrotta la registrazione, as always. Ad ogni modo non è successo granché, però appunto abbiamo un fratello, è stato espulso da Hogwarts. Oh mio Dio, è scappato di casa. Boh, questo è il nuovo Voldemort, vedete come ve lo dico bene. Deve essere stato un duro colpo per lei. Mi è dispiaciuto per lui, ho provato molta rabbia, mi ha motivato. Ma mi ha motivato? Non vedo il motivo. Ho provato molta rabbia. Beh sì, cioè tu scappi di casa, non ci avvisi, abbiamo provato molta rabbia. La sua espulsione è stata del tutto ingiusta. Ah! Benissimo. Così come è stato ingiusto da parte sua scappare senza dirci nulla, esatto. Vedo che ha un animo molto combattivo. Sì. Penso di avere la bacchetta si dice così. Un legno molto insolito per una bacchetta. Nucleo di crini di unicorno, 11 pollici e un quarto, leggermente elastica e flessibile. I like it. È questa. L'abbiamo, guardate com'è felice.
Non ci può credere. Splendido! Sono molto curiosa di vedere che strada sceglierà. Te lo dico io, sì. Saremo i prossimi Voldemort. Poi andiamo da Rowan. Go. Comunque diciamo che si è cambiata. Vabbè. Sì, ha comprato il maglione. Ehi Chantal, ti piace il mio maglione? Ti si addice? Era un po' incerta. Sembrerai la matricola più intelligente di Hogwarts. Bella miseria. Il suggerimento era tuo, verrà da te ogni volta che mi serviranno consigli di abbigliamento. Fashion designer. Ma quella è una bacchetta in legno di prugnolo. Sì, e tu come lo sai? La piantagione di alberi della mia famiglia produce legno per bacchette e scope. È per questo che mi piace stare dentro a leggere. Mi dispensa dall'uscire fuori e lavorare nella piantagione. Rowan, hai capito tutto della vita. Quello è il fatto che non ho amici. Può essere amica mia. Va bene. Non credi che sia troppo stramba? La gente di solito la pensa così. Dicono lo stesso di me. Oh. Abbiamo fatto amicizia, abbiamo trovato la nostra nuova migliore amica. Perché dicono una cosa simile su di te? Mio fratello è Jacob Dark. Abbiamo scelto bene il cognome, comunque. Lo stesso Jacob Dark che è stato espulso da Hogwarts per aver infranto le regole mentre cercava le mitiche sale maledette. Mio Dio, ma chi è? Ne hanno parlato molto sulla Gazzetta del Profeta, a scuola lo sapranno tutti. E penseranno tutti che anche io sono stramba. Non ti preoccupare, possiamo essere strambe insieme. Cosa vuoi che faccia se qualcuno ti infastidisce per via di tuo fratello? Fai come me, iniziamo a creare adepti. Posso difendermi da sola, ma sapere che sei al mio fianco mi farebbe sentire più tranquilla. Capito? Userò il mio vasto vocabolario per scuotere... No, scusatemi, per percuotere verbalmente chiunque si infangare la tua reputazione. Sono felice che ci siamo conosciute, Rowan. Sarà bello vedere una faccia amica a scuola, soprattutto una che conosce bene Hogwarts. Anche io, Chantal. Ci vediamo a settembre sull'Hogwarts Express. Io spero che non si spenga la videocamera. Oh, damn. Sta durando più del dovuto. La cerimonia dello smistamento sta per iniziare. Ok, vediamo in che casa siamo e poi chiudiamo. Andiamo alla sala grande. Vai ragazza. Ragazzi, comunque voglio essere una serpeverde proprio... Cioè, di quelle importanti. Benvenuti a Hogwarts. Prima del banchetto di benvenuto dobbiamo smistare tutti gli allievi del primo anno nel... Andiamo, è molto importante. Per tutto il tempo che passerete qui a Hogwarts, la vostra casa sarà un po' come la vostra famiglia. Le quattro case si chiamano Grifondoro, dei coraggiosi e impavidi, Tasso Rosso, dei premurosi e leali, Corvo Nero, degli intelligenti e arguti, e Serpeverde, degli ambiziosi e astuti. Ogni casa ha la sua nobile storia, ognuno ha prodotto eccezionali maghi e streghe. Ok, spero che tutti voi sarete validi aggiunte ai loro ranghi. Veloce! E adesso, Dark Chantal! Oh! Oh my gosh! Vediamo che succede. Molto interessante, non ne vedo una così da molto tempo. E in quale caso speri di finire, eh? Ambiziosi e astuti, tesoro. Serpeverde, la casa che speravi. Oh yes. Ah sì, ora capisco. Sarà meglio fare Serpeverde. Sono contenta che ci lasciano scegliere, ovviamente. Yeah! Lei non era molto contenta. Una Serpeverde, non posso crederci. Non posso credere di essere davvero ad Hogwarts. Nemmeno io. Sarà meglio sedersi, il preside sta per parlare. Ok, io direi di interrompere qui il tutto. Io spero che questa prima puntata vi sia piaciuta. Abbiamo scoperto un po' l'inizio di questa nuova avventura, questo gioco che a dire il vero per ora mi piace veramente tanto. Siamo entrati ad Hogwarts, abbiamo avuto la nostra lettera, abbiamo avuto la nostra bacchetta di Ollivander. Insomma, sono veramente molto molto contenta, soprattutto di avervi portato il video sul canale. Quindi diciamo che se volete che io continui con questi episodi, fatemelo sapere, perché a me farebbe veramente molto molto piacere. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto. Commentate, fatemi sapere se anche voi avete iniziato a giocare a questo gioco di Harry Potter e in che casa vi siete buttati. Quindi io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao Pumpkins!